Ah, profumi di casa. Perché Milan è una gran Milan. A me pare che in periferia state messi come Roma. Comunque, come state messi coi panini a Milano? Perché a Forni state messi bene, state messi meglio di Roma. Purtroppo è una amara verità per me, da romano, ma bisogna essere obiettivi, punto. C'è poco da girarci intorno. Ma invece, a Panini, come state messi? Perché io ho fatto quel primo episodio provocatorio al centro, al Duomo, dove sono stato anche molto criticato dai depensanti. Perché hai criticato così tanto con Mollico Sense? Lo hai criticato senza mangiarlo? Perché qua ho detto ho criticato, ho parlato del panino? No, io ho parlato degli effetti che può avere, che possono avere i social su bambini e depensanti, punto. E ho detto semplicemente che quello è un panino che qualsiasi salumiare te fa, punto. Non ho criticato, non ho giudicato niente. Accendete il cervello, che fate un favore a tutti, soprattutto a chi purtroppo è costretto a condividere l'aria insieme a voi. Detto questo, quindi ribadisco, a Milano, coi panini, come siete messi? Troviamo qualcosa di buono? Panini, criminali, Milano, come lo chiamo questo episodio? Perché è un po' un ovest-nord, non c'ho idea, poi vedo. A piazza Melozzo da Forlì, qua ci stanno i taxi, e vabbè, questo qua, dietro agli ombrelloni, coi tavolini, è il chiosco bar Isola Verde, da Mimmo e Anna. Si vede? Ecco là. Mo regà, qualcuno nei commenti? Lo hanno scritto nei commenti, eh? Ambasciatore non porta pena, io riporto solo quello che mi hanno detto. Vai al chiosco bar Isola Verde da Mimmo, mani pisciate. Ora tanti altri di voi hanno detto che so buoni e quindi andiamo a vedere. Ah raga, qua nella lista c'è sta da impazzire, quindi io ho preso il primo. Polpetta al sugo e parmigiana di melanzane per la modica cifra di 8 pleuri. Oh signore Gesù, Giuseppe e Maria, il paninaro che a Roma chiamiamo da Ozzozzone, che non è un'accezione negativa, eh? Non mi querelate, a Roma diciamo così, è uno stile, è come chiamiamo noi i panini a Roma, di quelli che hanno i chioschi, i camioncini eccetera eccetera, ed è proprio quello stile lì, regà. Come avete visto dalle immagini, sono tutte vaschette preparate, di roba che prendono i laboratori di gastronomia che gliele fanno, le melanzane, le cotolette, poi c'hanno hamburger, salsicce che ti cuociono alla piastra, ti infilano nel terpanino e te lo danno. Certo, il panino polpetta al sugo e melanzane di parmigiane è bello ignorante, 8 euro, è un prezzo che se il panino è grande, abbondante, è congruo. Questo è lo scontrino, no, vedete. Però regà, è il panino dello Ozzozzone. Qua infatti ci dobbiamo mettere proprio un po' sa panino dello Ozzozzone, tirare sulle maniche, gambe larghe. Il panino è piccoletto, è una michetta? Ecco, il panino non è eccessivamente grande, il pane è un po' quel finto, moscio. Melanzane, parmigiana che stanno sotto e polpetta al sugo sopra. Raga, questo così ad occhio e croce non è una segnalazione da fare, cioè noi stiamo cercando le cose che spingono, no, il panino all'uscita dello stadio, eh? Che ne dite? Per quanto magari è buono, non lo so. Ma il pane non regge, si è mollato tutto. Però perché c'è la stagnola, Franchi? Ho girato l'angolo,
sono passati 50 secondi. No, il pane è pure gommoso, sciapo, una cosa brutta. Il pane, raga, è una cosa proprio brutta. Vi posso assaggiare la polpetta. Il pane è una cosa proprio male male. La polpetta è buona, ma è sciapa. La polpetta è buona, ma è sciapa. Ma sciapa, 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 raga. La melanzana si disfa. Che segnalazione è, raga? Del panino salvavita, del panino salvavita siamo pieni. E panino salvavita lo posso tranquillamente pure fare un kebab o davvero al primo fast food che incontro. Certo, meglio mangiarsi polpetta al sugo, melanzana parmigiana, piuttosto che gli hamburger fatti a stampante 3D. Però è comunque un panino salvavita. Dobbiamo pensare al panino salvavita 6. Quindi chiosco bar Isola Verde, voto 6. Però regà, ma che sono segnalazioni queste? Non va bene, non ci siamo proprio. NCSP, ma non per il posto, per voi. Cioè, NCSP voi beccate voi, perché non ci avete capito niente allora di quello che voglio. Su, dai, al prossimo. In via Ravizza numero 5 mi avete segnalato questo Galliano. Tre vetrine, tavolini fuori, ombrelloni, e sotto la scritta Galliano c'è scritto proprio il panino dal e adata. Cioè qua si rivendicano proprio il panino. Cioè questo fa i panini e ci ha fatto un bel posto. Mo mi pare pure che stiamo vicino a Piazza Wagner, quindi dove ho fatto il panificio Sanna. Alla fine città grossa, Milano, eccetera, però sto sempre nei stessi punti. Panini d'autore, panini di classe, panini gourmet, posto molto bello, tutto pulito, settato, perfetto, con al centro il bancone per fare tutta gastronomia fredda, la lista di tutti i panini che vanno con l'ingrediente e poi ci stanno le varie alternative, quindi bresaola, ingrediente principale, e poi tutti i panini le varie alternative, arrosto, avocado. Io l'ho preso con il culatello, che speriamo sia un buon culatello. Sicuramente il panino te lo fanno pagare, perché costa 12 euro, e 12 euro già qua, insomma, stiamo sui prezzi milanesi, soprattutto poi per un panino freddo mi devi mettere un buon culatello, dei buoni prodotti. Ora, i barattoli con tutti i vari sott'olio sono tutti di laboratorio, sì, per loro, però, perché hanno l'etichetta Galliano, e quindi o se li fanno fa o addirittura li fanno loro. Panino piccolo per 12 euro, mettimi un tovagliolo, dai, è a portare via. Panino che porto via, quindi se presume mo mangio in ufficio, a casa, sulla panchina, al parchetto, mettimi un tovagliolo, no? Ecco, il tovagliolo sta dentro, però sta dentro impregnato ovviamente del panino. Mi servirebbe magari un tovagliolo pulito per pulirmi il grugno. Il panino ha una ciabattina grigliata, ovviamente schiacciata la griglia. Cosa ho preso? Ho preso culatello in versione, il panino mi sembra si chiamasse No Limit, quindi in versione con brie, patate di fegato, limone e pepe, patate di fegato, una cucchiaia da una parte. Questo che è un culatello molto piccolo. Il brie è da quest'altra parte, ma si nota poco. Gli ingredienti sono buoni, è ben condito, pepe, limone accompagnano bene. Il culatello è buono, molto di qualità. Il pane non mi piace per niente. Rimane duro e poco masticabile. Il brie si sente poco, il patate di fegato non si sente per niente. Peccato, il patate di fegato si sente pochissimo, perché anche il patate di fegato è buono. Ora, prezzo alto, giustificato dalla qualità degli ingredienti? Sì. Panino pensato e fatto bene? Sì.
pane mi piace? No. È un panino buono? Sì. È un panino da wow? No. Perché comunque gli manca una qualità del pane superiore, gli manca magari un po' la grandezza, gli manca un po' anche la composizione, perché io un pochino più di brio, un po' più di patate di fegato ce l'avrei messo, quindi 7,5, molto buono, ma non nulla da farsi rigirare gli occhi. Siamo all'ultimo posto, via degli Imbriani 51, e il posto si chiama Ortro, le due anime del panino. Ah sì, le aspettative così su Arte, eh? Ho appoggiato alla telecamera, ragazzi, uno scarabeino rosa che è la fine del mondo, ed erano 15 anni che non vedevo uno scarabeo rosa. Allora, io ho speso con una bottiglietta d'acqua 11 euro, quindi il panino costa 10 euro, che comunque è un prezzo abbastanza importante. Il discorso è un altro: perché ti chiami le due anime del panino? Perché fai terra e perché fai mare? Ma ci sono anche delle proposte vegane. Oppure perché fai la focaccia e il panino? Ma è panino, io voglio il panino. Infatti, perché mi metti tutta la roba di terra solo con la focaccia e la roba di mare solo col panino? Io voglio il panino, che è la roba di terra. Ho preso tra i panini di mare, perché volevo il panino, non volevo la focaccia, che tra l'altro ho visto belle anemiche. Poi quello più semplice, quindi un pesce spada affumicato con una caponatina siciliana. Gli affumicati, il pesce spada, il trancio, l'ha tirato fuori dal sottovuoto, da dentro al frigo. E sono prodotti che si possono trovare di qualità raramente, altrimenti sono prodotti anche a volte abbastanza dozzinali. Poi comunque, tra i vari panini, che io ripeto, ho preso quello un po' più semplice, e burrata, e crema di pistacchio di Bronte DOP. Sì, se tu qua in questo quartiere tu c'hai la crema di pistacchio di Bronte DOP vera, faccio sapere, perché venimo tutti. Ancora con sto Bronte? Ancora che vi rivendicate sto pistacchio di Bronte? Basta, fatela finita. Vi sta prendendo per il culo mezza Italia. La che ormai lo sa, è sdoganata sta cosa, che non può essere di Bronte per vari motivi, produzione, piccole quantità, eccetera, eccetera. E voi continuate a scrivere pistacchio di Bronte. Dai! Perché? Perché prende per forza in giro il cliente a tutti i costi? Comunque, questo è il panino. Che è un'amichetta? Una tartaruga? Che è sta salsa qui? Che è della caponata? Che ha sbavusciato tutto. E quindi ecco la caponatina e sotto il pesce spada. Allora, la caponatina non c'ha un brutto aspetto, è solo che è tutto carote e peperoni. Il pane qui è rimasto scavato senza mollica, è rimasto veramente molto poco condito. Vi rifaccio vedere il panino come si presenta, la caponatina con sotto appunto l'affettato di pesce spada. E, il panino è questo. Schiacciato alla griglia, 10 euro. Questa caponata è anche un pochino acetata. Il pesce spada non si sente proprio. Questo è il pesce spada. Le fette di pesce spada che dall'altra parte rimangono così completamente asciutte, senza condimento. Sì, questo è il pesce spada affumicato. Un po' di laboratorio, se vogliamo. Non sa di niente lui così, figuriamo se la caponata. No, raga, ne do un altro morso nel complesso, ma è cattivo sto panino? No, assolutamente. È un panino buono che verrà a mangiare? No, manco. È una sola? No. Perché no, però? Non ha proprio nessun senso, raga, nessuno, alcuno, una segnalazione del genere. Cioè, comunque, sui forni l'abbiamo capito tutti, si è visto. Perché sui panini non è la stessa cosa? È evidente che andiamo a cercare le eccellenze, poi capita il forno che non va bene, si porta e si dice, come ho sempre fatto, però cerchiamo di scoprire i posti dove si rigirano gli occhi.
Questi sono panini che, boh, veramente, cioè, nel senso, voi spesso venite a mangiare questo panino? Io questo è un panino pure che mangerei, una volta ogni due mesi, cioè, ah, dai, si piamo un panino col pesce da Ortro. Però, cioè, non è niente, non ha personalità zero. Ecco, mancanza di personalità assoluta. Cose nella media, non c'è niente delle due anime del panino. Voto 6,5, 7. No, beh, 7 meno, perché ovviamente non posso metterlo ai livelli dei panini dei Zozzoni, ovvio. Quindi, cioè, comunque è un panino quasi discreto, quindi 7 meno, però. Me la prendo con voi perché non ha senso una segnalazione del genere. Che andiamo a cercare, che andiamo a vedere, che andiamo a trovare. Dai, regà, su, impegnatevi. Io ho tante segnalazioni che ho già messo insieme in alcuni video e devo fare tipo 5-6 episodi dei panini su Milano. Molti di voi mi hanno segnalato posti, hamburgerie che però sono aperte la sera e io la sera, regà, per un discorso di luce, dei tempi, non registro. Comunque c'è Al Boschetto da Gabri, c'è Bar Quadronno, non mi vengono in mente, ma insomma me ne avete segnalati tanti. Speriamo che siano panini che te si rigirano gli occhi, perché oggi è stata una puntata molto sciapa. Ecco, grazie per vedere i miei video. Ciao.